Ehi, ciao, questa sera ho un più uno per una festa, ti va di venire? Sì, volentieri, però non te la do, va bene comunque. Stai tranquilla, riuscirò a prendermela. Cosa ne dici? Ho un Alfa Mito, è molto spaziosa e si sta bene dietro, posso reclinare i sedili. Ma ci hai mai fatto sesso? No. Buongiorno ragazzi, da una vita che non faccio video in macchina, da una vita che non vado al lavoro in macchina, nel senso non da remoto, e finalmente ci siamo riusciti. Allora, tante novità. A parte che ieri non sono riuscito a fare video, giornata abbastanza impegnata, sono uscito anche a cena con una mia amica perché settimana prossima appunto devo trasferirmi a casa sua per tenere i gatti e le tartarughe, le bestie, insomma tutto quanto. Oggi giornata molto interessante oggi e domani. In primis, vabbè, oggi andiamo al lavoro. Poi, il pomeriggio, finite queste cose, finito il lavoro, devo andare assolutamente in un'agenzia perché io è un po' che sto cercando casa e forse ne ho trovata una interessante. Quindi oggi in agenzia agiamo e vediamo un po' cosa si può ottenere, cosa si può fare, forse farò un'offerta e vediamo, potrebbe essere un passo abbastanza importante per me e infatti sono un pochino leggermente agitato, come potete immaginare, proprio leggermente, sono parecchio agitato, sinceramente ci sto pensando ed è una situazione molto spinosa, abbastanza spinosa. E vabbè, si fa. Quindi questo, dopo stasera vado fuori nel campo di un'amica a fare insomma una festa. Noi ragazzi di Verona abbiamo sempre degli amici che hanno il campo, che hanno il posticino, che hanno il posto in collina, che hanno la situazione con la casetta carina. E di conseguenza questi posti vanno sfruttati sparando le casse nella vallata e facendo festa. E stasera sarà una di queste occasioni. Domani pomeriggio sera c'è la festa di laurea della buonissima Carlotta, la mia amica, ed è a tema e come sapete mi devo vestire da cowboy. Io non vi ho fatto vedere tutta l'ambaradan che ho, tutta la situazione, come mi vestirò e quant'altro, però c'è molto entusiasmo e non vedo l'ora di farvi vedere tutte cose. Detto questo ragazzi, ora si va al lavoro. Perfetto ragazzi, siamo arrivati al lavoro, adesso inizio e ci aggiorniamo dopo. Signori, un'altra giornata lavorativa è finita. In tutto questo, oggi è l'ultimo giorno a parte della settimana, ma è l'ultimo giorno dove il ristorante che è al lavoro è chiuso e quindi infatti oggi purtroppo mi sono dovuto portare le cose da casa, che in verità ho goduto perché ho mangiato piadine, quindi tanta roba. Però non vedo l'ora di lunedì che tornerò in ufficio e ci saranno tutti i colleghi che non vedo da un mese praticamente, perché tra ferie e lavorare da remoto non ci si è mai visti. E oltre a questo, soprattutto un fattore fondamentale, riapre il ristorante e quindi posso ricominciare ad abbuffarmi, ma con criterio, perché sono a dieta, ce lo ricordiamo. Allora, io adesso torno a casa, poi vado in agenzia immobiliare e vediamo se riesco a fare un'offerta per una casa che ho visto. Sì, già ci provo, vediamo adesso cosa si riesce a fare, cosa si può fare, insomma. I'm abbastanza excited. Poi tonight invece andiamo a cena insieme ad Alberto e Giorgia a casa di Giorgia e poi andiamo assieme alla festa di un campo, come vi dicevo stamattina. Quindi anche quello molto exciting. Ciao ragazzi, allora siamo arrivati e adesso mangiamo la pizza, pronti per la serata, to tieni. Vediamo come va questa sera. Andiamo in una festa in un campo. Oddio, ma perché non va bene qua? 1, 2, 3, ok. No, 1, 2, 3, ok. E ci dovrebbero essere tipo 80 persone, quindi vediamo.
Niente, penso che documenterò io questa serata, credo. Allora, signori, siamo qua radunati nell'evento dell'anno. Qua stiamo per osservare una partita molto agguerrita di braccio di ferro. Sappi che costo di morire. Tra una fichetta e mia sorella. Esatto. Grazie. Vogliamo aggiungere dei commenti qua? La pizza è molto buona. Molto buona. Allora, pronti? No, adesso fa la figura di me. Pronti? 3, 2, 1, via. Dai, sei serio? È più forte di Albi. Sei serio? Mi sta facendo finta palese. Oh, tiro! Oh. Guarda il polso, guarda il polso. Cosa c'è? Non si può piegare. Ti sei alzata. Ma perché non si può? Non si può piegare il polso. Come ti sei? Ma tu stai perdendo? No, non si può. No, no, oh. Non puoi fare così. Ma tu ti sei alzata. Si è alzata, si è alzata. Qua c'è, qua c'è della frode. Ma questo è street braccio di ferro. Vale tutto. È tutto rosso. Ma vale tutto. Vinci, ma no, non puoi. Il main match della serata, ragazzi. Siamo Albi e Bruno. Ciao, ciao. Fai il tifo. Sì. Chi? Perché ti cosa facciamo? Mano destra? C'è l'altra io mano sulla gamba? Come vuoi? O qua. La solita cagata. Sulla non gamba. Si può. Si può. Quando vuoi. 3, 2, 1, via. Erca puttana. Grande, Alberto, grande. Mamma mia, Albi, sei una pipa. Riprova. Riproviamo. Dimostra che è un errore. Porca madonna, Albi. Ok. Alberto, 3, 2, 1, via. Dai, Alberto, oh. Ma piega il polso. Ma è normale che pieghi il polso? 3, 2, 1, via. Vabbè, ma mi piaci giù di là per quello. Albi, resistevo di più. Poi all'ultimo, 3, 2, 1, via. Io tifo la puzzetta. No, ma non lo so come cazzo si gioca. Per lei ha una certa Eleonora. Ma che? Ma vedi, vedi, senti il momento in cui darti la cattiveria. La vedi troppo. Vedi lo sguardo che fa. Sentito, pensavi. Ti prego, prova tu con Albi. Non so cosa dire. Cioè, no, io e Albi mangiamo la pizza insieme, basta. No, dai, vuoi provare di sinistra? Sì, però è un po' sbuono. Tu sei destro o sinistro? Destra. Allora, anch'io. Ah, adesso non lo so. Okay. 3, 2, 1, via. Non ti guardo, perché così okay. Non vedi la cattiveria. La sento sul braccio. E niente, basta. Ragazzi, siamo arrivati finalmente nel campo. Come vi dicevo, la serata sta per... Ecco. Sta per iniziare. Vedete lui? Sì. Lui è il mio animale guida. Esatto. E Matteo Vezzari. Classe 97, ma è un po' timido. Basta. Ma signori, comunque questa è la seratina che stavamo descrivendo. Vivendo prima, siamo in campeggio, no, allora, non in campeggio, siamo in un campo, sì. In un campo, iscrivetevi e attivate la campanella, no, dopo, iscrivetevi e attivate la campanella, se no vi vengo a trovare a casa, conosco la vostra via. Succede il 25 aprile, oddio che crisi, festa della, dammi un aiuto, sì. Liberazione, vale. No, ho capito. Non sacco più. Chiediamo a Mattia qua, Mattia Olivieri Mattia, conosciuto come Giumi. Adesso ci racconti cosa succede. Parlaci di Leopardi. Un'opera che ha scritto Leopardi. Il Leo ha scritto tante cose, opere, poesie, scritture. Non saprei da dove iniziare. Io chiamerei mio cugino Eugenio, che tra l'altro è mio cugino di sesto grado. Leopardi ha scritto, e quello ha scritto, non voglio rubarti il posto, il libro della giungla. Ti? Come ti chiami? Irene. Adesso raccontaci, Irene, cosa succede il 4 luglio. Niente. No? Cosa succede il 4 luglio, raga? Sugli scout la domanda. È una domanda sugli scout? Sì. Raccontaci di Baden Powell. Sei il fondatore degli scout? Poi non sai nient'altro? Ma cosa vuoi che io sappia? Non l'ho capito, raga. Raccontaci qualcosa di Baden Powell. Baden Powell dice: non c'è buono o cattivo tempo, ma solo buono o cattivo equipaggiamento. Brava, brava. Vabbè, come ti chiami? Lucia. Sono quella del bollito del torcolo. Aspetta. Sono quella del bollito del torcolo. È famosa, è famosa. La testina era buona. Non l'ho mangiata. E la lingua era buona? Neanche quella ho mangiato. Che meraviglia vedere due ragazzi giovani mangiare il bollito. Ciao ragazzi, tu sei? Lucia, allora io inizierei con la lingua. Ti piace come idea la lingua? Non tanto, ma mi fido del tuo giudizio. Ma hai assaggiato qualche lingua? Mai. Alla testina.
Me la consigli? Ti vedo un po' ferma. Allora, quante regioni ci sono in Italia? Però non lo so. 23. Ma no, 24, sono 24. Sono 24. Ma non esiste. Ma dove? Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, esiste Abruzzo, sì? Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna, cosa manca? Trentino Alto Adige, Campania, Basilicata. Allora, la serie di Fourier praticamente è una sommatoria che ti permette di approssimare una funzione con delle funzioni periodiche. Gaia, parlami della tecnica clamshell. Tecnica clamshell. Medicina. È un secchione. Io non la so, è quella della pipetta. Che cazzo è? Che cazzo è la tecnica clamshell? Non la so. Retinorali ce ne sono i mille tipi. Quale vuoi che ti spiego? Quella KKO. KK, ah vabbè, allora qua stiamo parlando di approssimazione per trovare i vicini. Noi utilizziamo la tecnica dell'elbow per capire quanti numeri. Aspetta, no, non sei... no, sta andando. Ok, vai. Quindi poi. Classificazione non. Sì, è di clustering, però non è supervisionata. Perfetto. Niente, ragazzi, la serata procede. Siamo qua tutti belli sereni. E cosa succede? Che abbiamo trovato che qualcuno aveva portato i Chupa Chups. Ovviamente, ragazzi, il gusto giusto è alla Coca-Cola, cioè qua non va preso sotto gamba. Allora io quest'anno io lascerò i Young Boys, no, perché no. La dirigenza Young Boys e soprattutto Jacopo Segalotto non l'apprezzo molto. Sono veramente schifato dalla situazione. E cosa ne pensi te? Che il carce è un pagliaccio. Come rispondi? Come rispondi? Piuttosto vado a giocare a Team San Lorenzo per 1000 euro al mese. No! No, l'ha detto sul serio, ragazzi. Non ci si può credere. Ecco, ragazzi, ci siamo. Niente, anche le cose belle hanno un termine, quindi come dicevamo prima, ricordatevi di mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E noi ci vediamo in un bellissimo video di domani, dove mi vestirò a tema cowboy, finalmente. Mannaggia, qua sono le 2:30 e devo guidare io. Sono 2 ore che bevo acqua, non ce la faccio più, sto scoppiando. Andiamo!